Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. E in questo video vi faccio vedere la nuova collezione di Kiko, la Green Me. Allora, Kiko appunto ha lanciato da poco tempo questa nuova collezione dall'inci verde, arricchito con degli oli naturali, burri, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando di prodotti biologici, ma prodotti con inci verde. Parliamone bene perché appunto Kiko non ci parla di prodotti bio. E allora iniziamo subito. Con l'acquisto di due prodotti vi danno in omaggio questa pochettina in canvas di questo tessuto. È veramente carina con il logo Kiko in legno. A me piace molto, devo dire, l'ho già utilizzata per mettere all'interno i trucchi, è abbastanza capiente. Vedete? Abbastanza capiente. Questa qua. E ho preso quattro prodottini veramente bellissimi. Allora, inizio subito dai due prodotti che sono uguali. E dapprima ho preso due prodotti e poi un altri due, quindi un prodotto che appunto vedete adesso l'ho preso dopo averne provato uno. Quindi sto parlando di questi qua, che sono i Lips e Cheeks, quindi stiamo parlando di matitori rossetto e fard dal finish matte. Formula arricchita da burro di karité con proprietà e nutrienti, e all'interno troviamo anche il temperino appunto per temperarle. Il pack di questo prodotto è carinissimo, vedete? Ha tutti questi fiori, serbe. Io ho preso la Move Impulse 03 e la Rouge Rosewood 02. Questo prodotto è veramente il top celestiale. Appunto, vediamo se riesco a farvi vedere. All'interno troviamo questo temperino. Ora lo apro, tanto prima o poi lo devo utilizzare. Con la scritta Kiko e questo color marroncotto. Ok, e questo qui è il prodotto. Ci sono 3,94 grammi di bontà. È veramente spaziale questo matitone. Vi lo swatcho subito. Questo è lo 03, sì. 03 ed è questo rosa bellissimo. Allora, sono dei matitoni appunto come ci dice Kiko matte ed è vero perché dapprima hanno questo finish veramente morbido e quasi lucidino. Che appunto ci danno questa soluzione di comfort estremo appunto sulle labbra. E poi man mano che passa il tempo si fissano e si aggrappano così facilmente alle labbra che appunto diventano un tutt'uno e non si levano con nulla. Scusate, vi ho dato un'unghiata. E poi abbiamo lo 02. 02, che è questo invece color nude, bellissimissimissimo. E se potete vedere la mina diventa lucida appunto poiché è arricchita di appunto da oli. E questo qua è il secondo swatch che è appunto un color carne nude. Allora, secondo me sono dei prodotti veramente validi e ne vale, appunto, scusate il giro di parole, ma ne vale veramente la pena di acquistare. Il prezzo di questi matitoni è di 8,95 al pezzo.
Poi passiamo al blush. In gamma troviamo due blush, uno dal finish matte e uno dal finish shimmer. Io ovviamente ho preso il finish shimmer. E appunto si parla di fard con olio di argan dalle proprietà nutrienti. Questo ancora non l'ho provato. Ed è lo 02 Coral View. Anche qua cartoncino carinissimo, che ovviamente dopo aver girato il video andrò a buttare perché mi occupano spazio. Allora, il pack è molto essenziale. Abbiamo 6 grammi di prodotto. All'interno troviamo uno specchio e questo qui è il blush. Molto leggero, vediamo. Se lo svuoccio, si rimane un alone dorato spettacolare, veramente. Vedete? Non lo so se percepite qualcosina. Comunque, questo qui è il blush. E poi ho preso la palette, la Creamy Palette. La 02 Feisty Saffron. In gamma ne troviamo due. La 1 che è veramente troppo chiara, troppo rosina, non mi piace assolutamente. Mentre questa qui, la 2, è veramente carinissima. Oh, se esce. Anche qui pack essenziale, molto compatto da poter portare anche in borsetta o in viaggio. E maxi specchio su tutta la palette e questo qui è il gioiellino. Sperando che non faccia troppo bianco, ve ne sboccio qualcuno. Questo. Vedete, sono ultra pigmentati. Ho sentito dire in giro che queste palette non sono assolutamente pigmentate e che non valgono il prezzo, appunto, che costano. Ma devo dire che in realtà a me piacciono moltissimo. Guardate, no, voi dovete guardare la scrivenza che hanno. Eccellente! Io ho sbocciato questi due metallizzati centrali e questo qui. Appunto matte, ve ne sboccio un altro, questo color pesca. Vedete, già solamente bucciandolo non è che ho calcato la mano e guardate, già si vede. Allora, io ancora non l'ho provata sugli occhi, però dagli swatch mi è già piaciuta. Sono dei colori che io utilizzo tantissimo, questi i toni caldi, quindi rosati, borgogna, quindi l'ho voluta comprare e devo dire che è veramente carina. E niente, questo è tutto per quanto riguarda la nuova collezione di Kiko, la Green Me. Fatemi sapere voi cosa avete preso di questa collezione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!